Qual è il tuo nome, figliola? Bracital, comandante dei Draktyr. Ci conosci? Siete una razza di abili guerrieri, diversi da qualunque cosa Azeroth abbia visto da molte ere. Con gli anni diventerete forti quanto noi eravamo un tempo. Un tempo? Che accadde? Il desiderio di potere comporta pericoli. Non vedemmo l'oscurità che si annidava fra noi. Ammira le isole dei draghi. Dopo la nostra ascesa, noi aspetti cercammo di creare un faro di speranza per tutto il mondo. Bellissimo. Neltharion, il mio generale. Esatto. Tutti noi avevamo un ruolo. Guidati da Alex Straza, la nostra coscienza, il nostro cuore. Diventammo come fratelli. O così sembrava. Perché non riuscimmo a udire i sussurri della corruzione che tentavano uno di noi. Quando i demoni invasero il mondo, noi aspetti cercammo di proteggerlo come avevamo sempre fatto. Non sapendo se avremmo mai più rivisto i nostri lidi. Nostro fratello Neltharion guidò la difesa contro gli invasori. Ma per la prima volta ci rendemmo conto che la nostra forza era inadeguata. E la disperazione crebbe. Così, quando Neltharion ci assicurò che con il nostro aiuto avrebbe potuto forgiare un'arma per vincere la guerra, ci fidammo di lui. Ma quando riprendemmo lo scontro con i demoni, Neltharion assunse il nome di Ala Morte e si rivoltò contro i propri simili. Non avevamo previsto un simile voltafaccia. Semplicemente perché non volevamo crederci. Persino dopo tutto questo tempo, il dolore del suo tradimento è più grande di quello delle ferite che ci lasciò. Questo non è il comandante che ricordo. Come faccio a sapere che non foste voi a provocarlo? Molto è accaduto durante il vostro confinamento. Ma le sabbie del tempo rivelano ogni verità, figliola. Anche quelle più amare. Fidati dei tuoi occhi. Quando i campioni di Azeroth affrontarono Ala Morte per l'ultima volta, era così consumato dalla follia che non poteva immaginare cosa eravamo disposti a sacrificare per fermarlo. Che l'arma che avevamo contribuito a forgiare sarebbe stata lo strumento della sua distruzione. Non c'era altro modo. Ala Morte avrebbe distrutto questo mondo. Per fermarlo, noi aspetti rinunciammo al nostro potere, alla nostra immortalità, alla difesa di Azeroth stessa. Uno scambio equo, senza dubbio. Tu vuoi qualcosa da me, non è vero? È il mio dono. È il mio fardello. Viaggiare tra i fiumi del tempo. Ma c'è un momento cruciale che a lungo è rimasto nascosto ai miei occhi. E solo tu mi ci puoi condurre.